Un bentornato a tutti, io sono Teschio 81. Con questo video siamo nel pieno del nostro lavoro con i metomani e infatti oggi andremo a vedere appunto come creare la selezione dei personaggi e per chi si fosse appena connesso, appunto consiglio di andare a vedere anche i capitoli precedenti con i quali poi siamo arrivati qui, inserire, come dicevo, una nuova struttura per la selezione. In particolare oggi andremo a vedere come inserire una voce qua all'interno del livello front-end, che per noi adesso è diventato il livello principale del gioco, quindi appena iniziamo a giocare ci troviamo davanti a questa schermata e appunto, come dicevo, andiamo ad aggiungere una voce per farci entrare all'interno del gioco con il nostro personaggio preferito. All'interno poi di questa casella, ora vi faccio vedere, questo qua sarà più o meno il risultato finale, andremo a trovare appunto un altro blocco di selezione dove potremo appunto inserire la nostra effettiva selezione del personaggio. Ok, partiamo subito, quindi spegniamo il gioco. E ci troviamo al punto di partenza dello scorso tutorial. Nel frattempo ho fatto una piccola modifica, quindi nella cartella dei metomani ho semplicemente un po' dato ordine ai nomi, e soprattutto a Grace, che aveva appunto un nome un po' particolare. La prima cosa che dobbiamo considerare per portare appunto i nostri giocatori sul campo di battaglia è quella di dover creare un salvataggio, perché ovviamente se passiamo dalla schermata iniziale, che è un livello ben definito, ad un livello di gioco, dobbiamo appunto dare dei dati, portarci fisicamente dietro il personaggio, e quindi per fare questo abbiamo bisogno di creare degli slot di salvataggio relativi appunto al personaggio, al momento relativo al personaggio. Quindi andiamo nella nostra cartella e iniziamo a creare una cartella che la possiamo chiamare Blueprint. La cartella Blueprint appunto conterrà tutti i nostri blueprint, quindi quello che saranno poi volendo anche i character, nel senso se vogliamo vedere in particolare, qua adesso abbiamo un animation blueprint che andremo in una cartella di animazione, e questi blueprint qua, che sono effettivamente i nostri personaggi, potremo anche portarli nella cartella Blueprint, che conterrà appunto i character in blueprint. Ok, creata la cartella, ovviamente andiamo in ogni meta umano in modo da lasciare tutti i dati di costruzione del nostro personaggio all'interno di una cartella separata, che fondamentalmente al momento non ci serve, potrà servirci più avanti ovviamente per lo sviluppo del gioco, per esempio se volessimo andare a lavorare sugli scheletri per esempio cambiare i vestiti ai nostri personaggi o fargli raccogliere dei vestiti ai nostri personaggi. Quindi entriamo in ogni cartella e andiamo ovviamente a trasferire tutti i nostri personaggi nella cartella Blueprints Characters. Quindi prendiamo Grace, prendiamo Greg, Orla e Wallace. Ok, adesso abbiamo un pochino i nostri personaggi organizzati, ce li abbiamo tutti sott'occhio contemporaneamente. E tornando indietro nella nostra cartella Blueprints, possiamo crearne subito un'altra che possiamo magari chiamare struttura di gioco. Blueprints ma Frameworks. Ok, quindi abbiamo le nostre due cartelle e all'interno di questa possiamo fare un'altra sottocartella chiamata Save Game, dove potremo salvare tutti i nostri blueprint che riguardano appunto i salvataggi del gioco. Apriamo questa cartella e ovviamente apriamo la nostra classe di blueprints e andiamo semplicemente a cercare la voce, scusate, non scrive Save
Game. Ok, e qui abbiamo già un bel blueprint pronto apposta per questo scopo e lo andiamo ad utilizzare e lo possiamo chiamare blueprint save game characters. Ok. E così è, diciamo, il salvataggio del gioco è relativo al nostro personaggio. Salviamo, lo apriamo e andiamo a creare appunto una funzione che la possiamo chiamare character selected, quindi la selezione del character. La chiamiamo get character selected, in modo che abbiamo appunto un riferimento, e qui andiamo appunto ad aggiungere un indice dei character che sono stati selezionati. Quindi andiamo a tirare, a cercare un ritorno, return node, in modo che fine a se stesso, e qui andiamo ad aggiungerci un output che andrà a richiamare appunto l'indice dei personaggi che verranno poi selezionati, che quindi dovranno essere in qualche modo salvati. Character selection, e qua conterrà tutti i nostri personaggi appunto, e gli diamo una tendenza integer. In modo che sia ovviamente relativa a numeri interi. Quindi salviamo e creiamo una variabile che poi appunto dovrà essere riferita ai nostri personaggi in altre sezioni, quindi la chiamiamo promote variable, e abbiamo quindi la nostra variabile della selezione dei caratteri. Andiamo a creare un'ulteriore funzione, quindi questa era relativa ai personaggi, a una lista di personaggi che ci deve dare da cui poter selezionare, e poi creiamo ovviamente un modo per impostare la nostra selezione. Quindi set character selected. In questa funzione appunto andiamo adesso a richiamare la funzione precedente e, come dicevamo, ad impostarla. Quindi questa funzione serve a impostare il nostro personaggio che abbiamo selezionato e deve appunto averne un riferimento. Compiliamo, salviamo anche qui. Fatto questo, al momento possiamo chiudere. Quindi lasciamo in realtà la finestra aperta perché magari vediamo se dobbiamo tornarci e andiamo avanti. Quindi possiamo creare un ulteriore blueprint, una library praticamente, quindi tasto destro, blueprint, e andiamo a cercare appunto delle funzioni di libreria. Qui verranno inserite tutte le funzionalità per il salvataggio appunto dei nostri dati, quindi la possiamo chiamare blueprint library characters save game, qualcosa del genere. Ok. L'apriamo e come vedete ci apre subito una funzione per iniziare appunto a lavorare su quello che stavamo dicendo, quindi inseriremo dei dati di salvataggio da cui potremo appunto creare gli slot che poi conterranno appunto i nostri dati. Questa funzione la chiamiamo load character. Perché appunto è la funzione che serve poi a caricare il salvataggio, e qui andiamo a controllare subito se abbiamo già dei salvataggi esistenti, quindi does save game exist. Creiamo quindi il nostro slot, come dicevamo prima, che possiamo chiamare slot save game character. Il nome, siccome è abbastanza complicato, magari lo promuoviamo una variabile, così non ci sbagliamo a doverlo poi magari reinserire. Gli diamo ovviamente il nome che avevamo dato qui,
in modo da averlo uguale e non confonderci, quindi CTRL C variabile, e questa variabile verrà appunto chiamata slot save game character. La mettiamo qua bella composta e all'interno, quindi se diamo una compilazione, riusciamo a vedere appunto anche i dettagli. Nel caso l'aveste creata senza prima aver inserito il nome in questo slot, lo potete inserire direttamente qui cliccando appunto sulla variabile in questo punto o direttamente qui dalla schermata di sinistra. Andiamo avanti. Controllato se il nostro gioco ha già un salvataggio esistente, siccome siamo qui per caricare, andiamo a creare un branch. E se questo branch ci dice che è vero, quindi che esiste già uno slot di caricamento con questo nome, ce lo va a caricare. Quindi cerchiamo semplicemente load game from slot, e lo slot ovviamente deve essere questo perché cercava su questo e quindi deve ricaricarlo sullo stesso slot. Quindi lo andiamo a prendere, lo trasciniamo qui, oppure potete anche tirarlo da questa posizione, ma per tenere tutto un attimino più ordinato appunto vediamo di prenderlo da qui. E se ovviamente invece fosse falso, quindi abbiamo la situazione che cerchiamo se c'è un caricamento esistente, lo troviamo e quindi carichiamo da questo slot, e abbiamo anche la situazione invece che non abbiamo il salvataggio esistente, quindi ne dobbiamo creare uno e dove lo andiamo a prendere direttamente dalla funzione che abbiamo creato prima. Quindi dammi un carattere selezionato, ovviamente selezionato da noi. Quindi torniamo alla nostra funzione, aggiungiamo un output. Questo output ovviamente va nella sezione falsa, come dicevamo prima, e questo parametro lo andiamo a cambiare appunto in questo parametro qui, quindi character selection. E ovviamente deve essere una componente, una variabile intera per poter poi interagire con il nostro slot di salvataggio. Quindi una volta che abbiamo deciso come il personaggio deve essere caricato o generato da una nuova selezione, appunto gli andiamo a dire che deve ovviamente essere preso, deve fare riferimento al nostro salvataggio di prima, quindi possiamo fare cast save game characters. Quindi gli diciamo che deve utilizzare queste impostazioni prese dal save game. E qui andiamo a appunto chiamare in gioco il get get character selected, get character selected. E torniamo indietro con un ulteriore nodo che ovviamente deve collegarsi al character selection. Quindi per questo primo passaggio ricapitoliamo, abbiamo creato due funzioni all'interno di un blueprint che utilizziamo per salvare, diciamo, il gioco relativo al nostro personaggio. E queste due funzioni danno una selezione del character, quindi una selezione del nostro personaggio, e un'impostazione del nostro personaggio che poi si appoggia a una libreria dove appunto viene creato e gestito uno slot di caricamento, uno slot appunto in cui andiamo a richiamare una selezione su uno slot possibilmente esistente e che, se nel caso non dovesse esistere, crea direttamente dalla nostra selezione.
Il tutto ovviamente va di nuovo, poi torna all'interno del nostro save game character e continua appunto a cercare finché non ha un personaggio preciso da prendere in gioco. Compiliamo e salviamo. Prossimo passaggio, dopo aver creato quindi una funzione che serve al caricamento del personaggio, dobbiamo anche salvare questo personaggio in modo che possiamo richiamarlo in gioco ogni volta che giochiamo, quindi non dobbiamo ogni volta stare a selezionare ad indicare quale personaggio vogliamo utilizzare. Quindi andiamo a creare una nuova funzione che si chiama Save Character Selected. E qua possiamo un attimino anche rinominare questa in Load Character Selected, così abbiamo perché quando inizia a ampliarsi un pochino magari abbiamo un riferimento un po' più preciso. Quindi torniamo nel nostro Save Character Selected e andiamo appunto a creare un input integer, quindi andiamo su input integer, ce l'abbiamo già a questo punto di default. E qua cosa dobbiamo inserire praticamente? La nostra selezione dei personaggi, quella che abbiamo visto finora. Quindi character selected è un input per il personaggio che abbiamo appunto selezionato. Questo qua, questo a sua volta avrà una variabile e questa variabile sarà, come vedete, una variabile locale. Quindi local, così ci ricordiamo che è una variabile locale, character selection, ok. Quindi quello che noi vogliamo appunto selezionare localmente deve coincidere con la selezione generica del personaggio. Una volta fatto questo, possiamo rifare un po' il procedimento che abbiamo fatto prima, quindi andare a vedere se c'è un salvataggio già esistente, quindi DOS Save Game Exist. Lo andiamo a cercare ovviamente come abbiamo visto prima in scusate, come abbiamo visto prima in questo slot, perché attualmente stiamo utilizzando uno slot solo ed è questo qui. Quindi copiamo il nome. E lo riportiamo in questo slot. Una volta controllato se lo slot esistente, vediamo come utilizzarlo. Quindi andiamo avanti con un branch. Se è vero, appunto, possiamo ripulire il nostro slot. Quindi delete game un slot. Lo slot da pulire ovviamente è sempre questo, quindi a questo punto ritiriamo una local variable, la chiamiamo con lo stesso nome come abbiamo fatto prima, quindi lo slot è sempre lo stesso e tutto viene pescato sempre dallo stesso. Ovviamente lo aggiungiamo anche qui. E una volta pulito il nostro slot lo andiamo a ricreare bello nuovo di zecca, quindi create save game object. Quindi nel caso questa funzione iniziasse e fosse vera, va a prendere il nostro slot e al momento lo pulisce. Nel caso fosse falso, invece va a prendere il nostro save game character, quindi il blueprint che abbiamo creato prima, quindi non trova lo slot di riferimento, lo crea. Quindi
Una volta che abbiamo creato questo slot, poi ovviamente lo andiamo a ricaricare e di conseguenza se avevamo già uno slot esistente e lo abbiamo ripulito e lo andiamo a ricreare nuovo con i nuovi dati. Quindi in questo caso sia vero che falso vanno a finire in questo create save game e quindi andiamo a creare tutto il salvataggio all'interno di questo blueprint con la piccola particolarità che se lo slot esiste già lo ripuliamo un attimo perché altrimenti si sovrapporrebbero dei dati. Il tutto infine lo andiamo a promuovere in una variabile per avere il nostro riferimento che sarà appunto il nostro salvataggio del personaggio. Quindi possiamo chiamarlo character saved. Ok, compiliamo e salviamo. Adesso che abbiamo il nostro riferimento appunto al salvataggio, possiamo andarlo a richiamare e chiamare in particolare questa funzione, perché come vediamo dall'inizio noi dobbiamo salvare la nostra selezione, quindi la carichiamo, la salviamo e la impostiamo. Di conseguenza, tutto questo salvataggio porta ad avere un personaggio predefinito che è quello selezionato da noi, che è ovviamente preso dalla lista dei personaggi che erano in selezione. Il tutto poi ovviamente deve essere a suo modo salvato nello slot specifico, quindi abbiamo caricato il personaggio, abbiamo selezionato il nostro personaggio e dobbiamo dire che quel personaggio deve continuare a esistere come selezione. Quindi andiamo di nuovo a prendere il nostro riferimento al blueprint Save Game Character, Save Game to slot e lo slot è ovviamente sempre lo stesso perché non ne abbiamo creati altri e di conseguenza il tutto gira all'interno di questo. Salviamo, chiudiamo il nodo. E ora possiamo dedicarci appunto a inserire, come dicevo prima, una casella proprio di selezione all'interno del front-end. Quindi inizieremo un attimino a lavorare su widget. Sarà un lavoro molto semplice comunque.